per cambiare. In teoria dovresti poter fare adesso Institute Royal Dictatorship, scendi giù e c'è Appoint Pro Axis Government. E essenzialmente fai tipo un Sì. boh. Kamikaze. Beh, Fela. Il problema è che lui per prendere il demagogo, cos'è che c'è scritto Ah, per sì. prendere il demagogo, Matt? Il demagogo. E va che a destra le due divisioni da portare in Spagna, sai, le porto su a Non Seasoned. lo so. Comunque stiamo andando a 3 senza problemi adesso. Beh, poi mi sa che per No, no, no. Romania per sbloccare il fascista demagogo gli serve sempre Appoint plus Government. Che odore di arachidi. E non perdiamo il bonus che ci dà autarchia tra 70 giorni. Ma e poi facciamo Naval Rearmament e Naval Effort. Naval Effort lo ritardo, Naval Rearmament lo faccio dopo Army Innovation. Dopo, ok, perfetto. Tanto sono 35 giorni, quindi. Sì, no, era perché anche il Naval Effort sono 35 giorni. Lo so, però il problema è che volevo arrivare all'extra slot subito. Sì, va benissimo, Perché va benissimo. sennò sti cazzi che vai avanti a ricercarti la dottrina. Sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, costruzione pile che, cioè, che ti costruisce velocissimamente. E passo in export appena abbiamo i punti, eh? O Sì. passi tu in export appena abbiamo i punti, comunque. Velocissimamente. Eh sì, perché c'erano cioè, 10 costruzioni danneggiate ed erano quasi subito rifatte in pochissimo tempo. Ma sì, ma infatti vai, vai pure, futrella. Vedo still Bismarck in motion. Costa qualcosa fare il Gateway to Europe? Non mi Oddio. ricordo. Sono i pipì. Ma quanti? 15? 15. Costa 15 pp mettere 5 punti e poi te ne dà il doppio. Esatto. In realtà ci perdi da quel punto di vista lì. Sì, però non li dai allo UK. Ok, sì, ne recuperi una parte. No, 10 pp costa. Vabbè, 10 costa, se pp. vinci costa 10 per riceverne 10. Matematici, giusto? Ragazzi, un mese si va in guerra civile. Boh, vedi che secondo me l'iniziamo e la finiamo anche, perché abbiamo ancora un'ora e mezza. La guerra civile in questa sessione. Abbiamo delle unità trained arc. Sì, ne abbiamo il come. Oddio, mi ha sminchiato Bisogna questa finire di cosa. trainare gli aerei, eh? Ok, Appena devi 9. accorgertene prima. Cioè, ogni E volta abbiamo un che. 100% sull'industria arc. Cosa facciamo? Research 1. Io farei research, anzi, construction 2, oppure addirittura oil processing 2. Che dici? Non so, anche il Production K più 10 subito non farebbe schifissimo, eh? Lo so, però anche il petrolio non sarebbe Ma lo facciamo quindi il focus delle. Cioè, quello per le raffinerie o no? male. Il focus per le raffinerie qual è? Aspetta, coal liquidation. Cioè, se facciamo quella ricerca lì col 100% e poi becchiamo anche il 300% sulle sintetiche. Prendo fuel refinery, dai. Aumentiamo la capacità che possiamo avere dal fuel. Ok, mi Tra sta l'altro è bene. Ah, anche il possiamo save. scegliere un altro? Sì, ne abbiamo per due. Fuori air Ok, plant ce l'hanno per due. ok. Io cosa faccio con gli aerei? Away. Bombardieri medi o caccia Template, no, ok. evita i medi. Come la Evita i pesti? medi. Fai, secondo Allora me. fabbrico caccia pesante. Vai, sì, vai a fare caccia pesanti anche secondo me. Che al limite li facciamo solo io e te, Matt. E gli e tutti gli altri fanno caccia normali. Caccia banane. E che generale mandiamo con la fanteria in Spagna? Avevo mandato Guderian sbagliando Tanto, una volta, vero? tanto Grom Sì, la io non fanteria manderei rimane. Guderia, Grom. manderei. Manstein, mi pare. Grom. Sì? Ma Tanto la Manstein fanteria è per i rimane lì. capi. Non hai tutti i torti. La Io fanteria Grom manderei. arriva verso la fine, comunque. Sì, lo so, però insomma.
compacchito. Io potrò mandare, in effetti. Ci sarebbe Whispel? O Enrici? Chi, scusa? Enrici. Gotthard Enrici. Perde planning speed, però vediamo un po' cosa che può sbloccare. I love the bono, I love the bono. Oh, beh, non sarebbe male, sì. Però c'ha Cautious. O Hella, anche che sotto, è vero, che c'ha anche lo specialista invernale. Ah no, 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 non... ve lo dico. Cosa? Due giorni e inizia la guerra civile. Abbassa 2, abbassa 2, Don. Sì, sì, abbassa 2. E Romania... scambiaci tre fabbriche, per favore. Perché mi toglie qualcosa di Primo di Rivera, mi toglie 36 giorni. Cazzo. Così non mi va bene. Oh, grande papà. Ti ho preso tre fabbriche di petrolio, se ti vuoi prendere tre fabbriche di acciaio. Allora. Guarda che ho abbassato la produzione di fucili, Grom. Scusa? Ho abbassato la produzione di fucili. Ok. Rommel e Air Volunteer. Bene. Adesso abbiamo 21 di petrolio noi, Ark. Ne prendiamo 1100 al giorno. E quando accetti... Anzi, accetta subito che devo spostarli il prima possibile quegli aerei lì. Orco, voglio. Sì, 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 dovete darmi solo. Ma non posso tenerlo in pausa. Sì, sì, vai, vai, vai. Gli mandiamo anche un land lease di fucili a papà. Io gli ho mandato 3000 fucili. Sì, prendiamo esperienza anche da quello. Gli mandiamo quanti? Ne mandiamo 2000. Ma che non ne abbiamo al momento, produzione è azzoppata di fucili. No, lasciate stare. Voi tenetevi tutto, gli mando tutto io. Gli ho mandato 200, gli ho mandato 300 aerei Allora, facciamo così, gliene mandiamo 100 al mese, tipo. Sì, mandategli, ecco. Esatto, mandategli se no un po' di petrolio. Mandategli il 5% della vostra produzione di petrolio. Non lo so, per gli come aerei. Come fai a mandargli il petrolio? Sì, sì, c'è scritto production in percentuale. Vai in percentuale su land lease. Vado su land lease. Dai, non vai a dargli il petrolio, vai a dargli carburante. Ah, carburante. A te serve il carburante, papà. Se gli diamo 300 aerei. Ma in realtà no. In realtà no al momento. Ma fidati che 300 aerei ciucciano. Sì, ma non è... Non è una necessità, cioè, io tanto non posso prendere durante la guerra civile. Io lo prendo dagli Stati Uniti. Gli sto mandando, non costruisco. Io ti sto già mandando l'8% della mia produzione mensile di carburante. Comunque, è tornato. Vai, velocità 2. Donna. In teoria forse potrebbe ancora diventare fascista. Potrebbe prendere il focus. Il problema qual è? Sì. Poi Iron Guard, forse abdication. Ma... E può diventare comunque fascista. Ah, allora a posto, dai. Allora gli facciamo fare così. Poi non eravamo convinti. Non ero convinto che senza il demagogo potesse lo stesso. Però se c'è tipo un colpo di stato così automatico da focus... meglio. Sì, può fare ancora così. Facciamo così. Grazie mille. Ciao. No, è Iron Guard che non lo vedo. Se vai su istitute Royal Dictator. No, l'ho trovato. Oh, ci sono i volontari russi comunque, eh. Sì, sì, ma intanto bisogna vedere dove stanno i volontari russi. Boh. Perché tanto le offensive, se guardi, durano tipo 200 giorni, 2000, ci sono alcune offensive che durano 2000 passagiorni. Oh, per what? Perché? Ok. Andiamo a 2 per un po' allora, perché Flavio sta laggando, non vorrei perderlo di nuovo. Ma sono le divisioni russe in tutto questo? Boh. Io non le vedo. Se sono dimenticato. Ah no, sono. Oddio, li hanno messo nel posto sbagliato, ragazzi. Li hanno messo nel posto sbagliato le divisioni russe. Dove? In alto a destra. In Catalogna. Un montaniere è un carro armato. Quanto godo!
Io vedo 4 divisioni, io vedo 4 divisioni di volontari sovietiche. Ma pure io. Cioè l'Unione Sovietica ne ha mandati 7. Probabilmente sì. Sì, signore. Cioè, ma se li ha mandati lassù, li ha persi. Ha fatto una cagata. Sì, lascia la sua. Basta che non ti sfondi. Che non sia una cagata che ti sfonda. Sì, sono montagne. Quello. Sappiamo che è Marco, allora. Mando i miei alpini a difesa, dai. Mando i miei alpini. Agli alpini. Romania, togli una fabbrica. Romania, portami via. Torna a 2. Siete andati di Concentrated Industry voi? Sempre. Io sì. Non esiste altro. Mm-hmm. Cosa facciamo, Ark? Il Concentrated 2, petrolio, gomma. 5,95, Concentrated 2. Concentrated 2? Sì, e ne approfitterei anche per fare Excavation 1 per aumentare. Ok. Così non buttiamo via il booster che scade. Oddio. Mother Russia. Prendiamoci dei mandarini, non delle patatine per diventare cibo. No, papà, supportami qui. Dove? Arrivano le truppe. A Madrid. Arrivano. Ragazzi, non capisco perché li hanno messi lì i volontari della Soviet Union, perché adesso verranno ciulati da... Malamente. Mamma. Ma non lo sanno. È falco. Loro non lo sanno. Cazzo, ma mi dispiace. Cioè, vabbè, a me no. Di loro, cioè... Esplodi, ma sinceramente esplodi, cioè... Comunque non stanno migrando per niente gli aerei loro. Li ha lasciati lì. Ma magari hanno altre cose adesso, cioè, per la testa. Guarda che sarà Falco a comandare tutto, perché Flavio è indietro di 10 ore. Ma va là, lo vedo, comunque ci sta dietro, recupera. Adesso va meglio di prima, era un po' era peggio. Comunque di Crom, comunque, ti dicevo migrare lì più che altro. Comunque se pusciamo a ovest, io sto togliendo, sto pianificando l'offensiva a ovest. Ok, madonna, guarda quanto poca organizzazione hanno giù. La provincia di Madrid è quella a ovest. Se riusciamo a fare un bel encirclement qua, Don Grom, ti togliamo un po' di divisione. Ti mando gli attaché. Buono. Ho portato a 20 le divisioni di Furri. Vamos! Andiamo di ospedali. Potrebbe essere utile. Ragazzi, non estendere troppo il fronte. Non estenderti. No, vi sto tenendo dietro quelle cazze di motorizzate. Via. A sinistra. No, Giappone scappa Giappone. A sinistra le motorizzate, non intorno a Madrid. Lasciamo perdere Madrid per cioè, ora. Non andiamo avanti piano piano insieme. Però mi hai fatto skippare un coso, quindi buono. Mi hai fatto skippare una cosa per i carlisti che salvo 70 giorni. Bella. Oh, guarda come si espande. Benissimo. Riusciamo a chiudere sta sacca a nord, papà? C'ho qualche problema che mi stanno pinando tutte le infanterie. Grom? Sì. No, aspetta. Sì. Prova a guardare a sinistra, lungo il fiume. Giappone attacca. Ho visto. Però attacca. Dobbiamo mantenere il fronte. Qui non c'ho niente che per mi sostenga il fronte qui sotto. Devo stare l'unità di papà. Si sta arrivando. Buono. Sì, bello. Che l'ho anche registrato nel momento proprio. Sì. Buono, schiacciate. Io sto tenendo pinnato i volontari sovietici. Va benissimo, tanto che quelli io non lì. Non capisco perché muovono. Stanno attaccando un cazzo di fiume. Stanno attaccando i carri con i carri. Attraverso un fiume e una città. Attraverso un fiume. Io adesso le mie unità lì sotto. Non le faccio attaccare quella sacca lì perché non ho modo di. Vabbè, l'importante è che rimangano lì. L'importante è. No, sono staccate, muoiono d'attrito. Tu butta l'occhio dove puoi sfondare. Guadagniamo subito la seconda spia diventando spy master. No, hanno chiuso l'encirclement.
Cioè hanno riaperto l'encircle. No, cazzo, hanno riaperto, ragazzi. Ah, non ti preoccupare. No, lo chiudo, lo chiudo, tranquillo. Ti rimando giù le corazzate. Anche tu, Roma, attacca con i giappanasi. Ok, hanno attaccato sopra, attenzione. Ragazzi, qualcuno che attacchi sopra per tenerli fermi, se no arrivano i rinforzi sotto. Attacca tu sotto, casomai, nel caso, ok, le cose, beh. No, adesso le muovi ovviamente nel coso. Anzi, no, Roma pinna, vabbè, niente. No, ce l'ho proprio fatto, dai. È andata bene. Bravi. Control N. Com'è che ci faceva pingare, allora? Per pinnare basta che attacchi la regione che ti interessa, eh? Vabbè, adesso che sono libere, spostale dietro le regioni di Grom, per favore. Che ci interessa provare a fare un'altra sacchetta. Dato che è telefonata lì, visto che hanno lasciato un buco e papà se ne è accorto. ci prendiamo l'altro fiume, ci prendiamo. Fate bene. No, come ti stavo chiedendo, scusami. 50 VP diventiamo Spy Master oppure andiamo in export subito? Export. No, non fare export, fai military. Fai war economy, scusa. No, dico per i PP, il consumo di PP. Bravi. Bella. Ora sto andando di civili perché ci servono. Io sto tenendo buttate. Poi vado a quella di war economy e poi finisco le stazioni. Passate, non fate quell'unità, passate da sotto il fiume, Grom. Dove vado? Da sotto il fiume, su quello che è pinnato di lato. Sì, prendete, andate già al di là della sponda, vi conviene, sennò ci tocca combattere per passare al di là del fiume. Quello col 52 verde. Attaccate il fiume. Non vedo il 52 verde. Occhio a non estendervi, eh. Sì, Roger. Da poco arrivano anche i volontari portoghesi, essendo che il Portogallo sta facendo... Sì, arrivano anche, sì, ci sono anche quelli. 95... 96, dai che esplodono. Porca miseria, ci sono già le unità canadesi a Malta. Vedo già i canadesi a Malta. Come, perché? Qual è il motivo? Ma non ho idea, ma probabilmente il British gli ha detto: Canada, tu occupati di tenere il Nord Africa e io mi concentro da un'altra parte. Probabilmente hanno fatto la cosa giusta. C'è una cosa buona da fare. Io vedo ieri si è messo pausa. Mette in pausa da no, solo. Papà, non attaccare Madrid. Dobbiamo non sono io a attaccare Madrid, è l'IA che lo fa da solo. Ma cosa? Togli? Ah, giusto. Niente. E vabbè. Adesso guardo per allora, mi arrivano 70. 70, 72, 110 giorni. Ark, posso fare tutte e due volendo. Buono. La Spagna. C'è anche l'Italia. No, è vinta, non farlo. Sono 70 giorni buttati, fai altro. Ma anche la Legione Condor, non farla, skippala se non devi fare qualcosa sotto. Occhio, ragazzi, mi sa che c'è un... No, non c'è un... No, la faccio perché mi serve... Cioè, la faccio perché se guardi, un attimo, mi dà dei bonus più o meno decenti, comunque. Grom, con i carri, attacca giù, che stanno su una divisione, sta. No, Roma, sai vero che in Polonia ci tocca andare con i carri leggeri? Beh... Dovrei storico? Micrare... Sì, dovrei micrare l'anima anche lì. Ne facciamo qualcuno in più, però, secondo me. Anzi... Ma... Mi scusi, con quanti carri leggeri ti senti sicuro, Grom? Sti carri! Pinami questo. Ma quando è che... potrò entrare nell'asse? Mai. Inglobato. Grom, quei carri che stanno scritto. Puoi entrare... Perché i carri scusa. Primo gennaio del 1940. Ok. Occhio l'organizzazione del carattame perché è bassissima. Sono lasciati i buchi, no, i buchi! Non ti preoccupare. No, è buio. Mamma mia, che macello che state facendo lì, ragazzi. Sacca su sacca, incredibile. Non c'è di buchi, però. Ma sì, non ti preoccupare.
Sì, poi mi taccano e vabbè, non ti preoccupare, dai. Se, ti dico solo che sto scambiando 8.000 a 100.000 con i vittime di guerra. Ah, vediamo... Com'è che si fa vedere? Non lo so. Finalmente ho finito. Noi siamo a chiudere Toledo, cazzo! Quando è che compare quel coso? Papà, puoi mandare una divisione lì? Cioè, dove sta vuoto? Perché io sto avanzando con motorizzate. Ma sì, non ci sono abbastanza unità, non hanno abbastanza unità per comprare. Intanto che avanzano, cioè... Tu collegati con l'altro fronte, poi. Vedi. Fa una cosa, papà, fermati sul fiume di Cordoba, come offensiva. Sennò rischi di chiuderla per punti. Ma io non mi sto muovendo. Siete voi che state facendo le cose, mica io. I miei heavy hanno un kill ratio incredibile, ragazzi. E Roma, lascia perdere, non espandere troppo, lascia perdere. Chiudiamo le sacche. Rimani a Chupad Real, sì, con le tue divisioni. Non andare troppo... Aspetta che lo spagnolo si tiri lungo il fronte, giusto, lungo il fiume e aspettiamo. Sì, perché sennò ti fregano le motorizzate. Fate fuori qualche sacca prima, se sono tante. No, esatto. Chiudete le sacche, vi schieriamo lo spagnolo e poi proseguiamo. Madrid, se prendi il capitolo, switch a Granada o Almeria, non mi ricordo. Dovrebbe... No, a Siviglia. Siviglia? Da 10. O Siviglia o Valencia. Ok. E non capisco perché non stanno arrivando gli anarchici. I sovietici non ci stanno sfondando. Meglio così. Cioè no, in realtà ci stanno sfondando. No. Stanno avanzando sopra però. No, non stanno avanzando. Don li ha tenuti sempre pinnati lì e... Peccato che quelle divisioni stiano morendo, poverine, di... Sì, lo so. Lo so. Però... Cosa sto pinnando? No, che cazzo è successo? Aia, questa roba. Non lo so. È un cicetto. Regional Defense Consiglio su Paragon. No, è uscito da merda stavolta. Che bello. Oddio. E quindi adesso perdono i volontari. No, se guardi non ha nulla di truppe il pisellino. Stanno combattendo. Occhio, stanno rispostando qui, attenzione. Vedo unità che arrivano in supporto qui sotto. Io li vedo che stanno combattendo. Grom, stai facendo avanzare i carri inutilmente. Occhio ragazzi, occhio, dovete stare attenti a andare così tanto a sud quando c'è la tenaglia che lì è ancora. Cioè, soprattutto vedo dei buchi. Papà, vedo dei buchi a nord. Nel fronte a nord. Per quello dico fermi, non pushate, cioè non me lo ascoltate. Vado io. Qua c'è un buco. Dovreste venire inculato. No, adesso mi sposto, occhio. Ma non era per dire, cioè. Duri che sono. Ma chi è che sta usando i portoghesi? Attacchi, pinna le cose dei russi. Sì, l'ho fatto. L'ho appena fatto. Che almeno non li faccio ricongiungere, tipo. Oddio. Che bello. Ma io non capisco i loro carri. Che cazzo di situazione, cioè sono nel territorio degli anarchici però stanno combattendo contro di noi. Però non ha tradito per il cazzo. Mi sto capendo un cazzo. No, mi sa che i russi vogliono fare l'invasione. Navale da me. Che stanno mettendo tutte le unità nelle cose. O magari è per protezione. Sì. Vabbè, o protezione o attacco lo fa. Stanno già facendo gli addestramenti e tutto. C'è Putrella che sta laggando. Oh, ma è bello. Cioè, la regionale del Consiglio Aragon. Gli era trombesi. Hanno rimesso i bomber a sud. No. E l'ho sempre avuti.
Non hanno, ma sbaglio, non hanno più fighter da mettere in Spagna. No, ma non capisco perché, perché dovrebbero poter, cioè, non stanno rinforzando i fighter. Ma magari non hanno più aeroporti? No, vedo che hanno solo tre policarpo rimasti. Se, secondo me è soltanto per il semplice fatto che hanno detto è persa oramai. Sì, è vero. Comunque io gli ho perso solo 5 heavy fighter, gli ho fatto fuori 35 caccia e 2 bomber. Abbiamo fatto fuori tutto il colpo di spedizione russo.